E siamo arrivati in Vietnam e Matteo ha un'otite con febbre. Accendo l'orecchio. Si lamenta in continuazione e ha appena ordinato un caffè. Ho chiesto black coffee. Cos'è? Acqua? Ma che figata! Questo lo filtra. Siamo a Ho Chi Minh City, stiamo per andare al museo della guerra, fa caldissimo, ci sono 35 gradi, un'umidità incredibile, Matteo il 38 gradi di temperatura, ma sopravviveremo. Ma tanto fuori sono 42, quindi mi sento fresco. Se perdo l'uso dell'orecchio. Beh, ecco cosa vuol dire andare in giro con Matteo malato. Lascialo su. Avete in mente i bimbi malati? La giungla dell'incrocio? Non si sa chi ha la precedenza. La mia otite inizia a migliorare dopo due giorni di antibiotico. Siamo al mercato di Binh Tan, che è il mercato centrale di Ho Chi Minh City, un mercato che vive di notte. Sono crostacei. Stiamo andando ai tunnel di Kuchi. Yeah, it's a video. Bye bye. Bye bye. Ok. Bye. Non farmi andare per ultima. Devo passarmi anche io. Ancia un ragno, muoviti. No, ma solo lì, solo lì. Nene, ma era solo là. Questo era il meeting room? Sì. Però ovviamente durante la guerra anche i tavoli sparito tutto. Questo è un tunnel da cui si combatteva, infatti c'è un buco e da quel buco uscivano le pistole, i fucili, e senza essere visti sparavano contro gli americani. Questa è una trappola, infatti sembra erba, ma appena ci cammini sopra finisci direttamente dentro. Ok. La cucina è originale, è quella vera. Da qui esce usciva il fumo della cucina, perché sotto qui c'è un camino
Abbiamo deciso di lanciarci nello street food. Gli stomaci europei non sono abituati a queste concentrazioni batteriche. E quindi risparmiamo 2 euro così. I noodles. E fai vedere il pezzetto di carne. Il costo l'ho già finito. Questo è uno. Ecco qua. Siamo in una fabbrica di noodles. Poi devi tirare la lasciamo seccare la pasta. Questo fa l'impasto. Siamo fatti alcune domande perché le guide turistiche consigliano molto Muiné, ma non so, sembra che ci sia stato una sorta di picco verso il basso del turismo. Le spiagge sono molto sporche, so che sembrano veramente delle sorte di discariche. La parte positiva è che siamo venuti a contatto con il villaggio che sta qua, che è strano perché il villaggio si trova tipo in mezzo a tutta una serie di resort, ma se non giri verso il centro, cioè lontano dalla spiaggia, non lo vedi neanche. È sempre molto difficile esprimere un'opinione in merito riguardo ai problemi ambientali, specialmente se ci si ritrova in un paese povero. Sì, Muiné è molto bella, non tanto perché sia bella, ma perché come viaggiatore hai la possibilità di vedere qualcosa al di là della realtà patinata di una cartolina. Com'è? Mi sta facendo la cena. Buona. Gliela fa lei e via. Vuoi provare? Yeah, I'll try. Okay. Really good. Com'è, Nene? No, guardare la faccia di Nene.
Allora, gliene facciamo un altro. Vuoi mangiare da sola, Nene? Ma cena in intimità. Vuoi fare un panino tu? Magari, avresti questa opportunità. Ma prendo il controllo della situazione. Ah, eccolo. Ma perché lei sa come funziona? Yeah. So light beer. So light beer. Ma se gli richiedi come funziona. Sì. Sì. Ok, la, ok. Sì. Ok, perfect. Yeah. Yeah.